Io vi auguro una giornata come al solito da ricordare, perché per noi è una giornata importante. Grazie. Onde 1100 R. Mille! Mille! Ascensore! Quello che posso dire è che anche quest'anno abbiamo organizzato la nostra solita benedizione per il gusto di attirare a noi sempre gli amici che da anni ci seguono, e anche perché abbiamo visto che possiamo fare un qualcosa per gli altri. Questa volta abbiamo cercato di tirare su dei soldi che andranno usati con materie prime, quindi proprio con materiale da mangiare, materiale per la casa, per le zone colpite dal terremoto. Siamo già andati giù, il 24 di marzo, abbiamo fatto giù un weekend, siamo andati giù con 4 furgoni e quindi noi abbiamo portato questo materiale con le nostre mani, l'abbiamo scaricato, abbiamo visto la gente, abbiamo visto gli occhi, abbiamo visto parlato con gente che non riesce più a dormire, che deve dormire con la luce accesa perché altrimenti non si sente sicura. Cioè abbiamo visto proprio una normalità interrotta e sono stati un po' dimenticati dal nostro Stato e dalle strutture che dovrebbero occuparsene. Ci sono state delle aziende, alcune delle quali non vogliono neanche che si faccia il nome, ma comunque sono nel settore delle rubinetterie, questo lo posso dire. Hanno fatto in ditta una colletta tra gli operai e anche il proprietario e ci hanno consegnato questi soldi che abbiamo usato per comprare le cose che ci chiedevano da giù. Due aziende sull'alimentare, la riseria dell'Angelo, la Garlanda di Rovasenda ci ha regalato un quintale di riso e il biscottificio Migliorati ci ha regalato un bancale tra biscotti e grissini. Se si può pensare che noi abbiamo portato giù circa 40 quintali di materiale credendo di fare chissà che cosa, dare chissà che aiuto, e invece abbiamo scoperto che quello che abbiamo portato giù sarebbe durato circa una settimana. Quindi è stata una goccia nell'oceano, ma sono convinto che se tutti questa goccia la gettassero si riempirebbe più facilmente. E quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Come sempre, io sono orgoglioso dei miei ragazzi e lo sarò sempre.